Un'antica tradizione contadina, quella della crescia di Pasqua, una pizza ricca di sostanza e condimento a base di uova e formaggio che viene usata per fare la colazione salata nel giorno pasquale, abbinata a salumi affettati e che segna l'uscita dal periodo di magra della Quaresima. Abbinarla ai cucon, le uova sode, in una tradizionale preparazione delle nostre campagne ci pensano da 9 edizioni gli appassionati soci dell'associazione Montegiano C'è, che ha interpretato al meglio la preparazione di questa specialità gastronomica realizzandola direttamente sul posto, per cui successo e freschezza sono una garanzia. Quest'anno ci siamo spinti anche al pesce, cerchiamo di contaminare una serata a base di pesce, proponiamo una cena su prenotazione a base di pesce, poi con tante conferme, dalla passeggiata in mountain bike o a piedi, e poi gonfiabili, giochi per bambini e la musica liscio che non può mancare in queste manifestazioni. C'è anche una competizione, una gara tra sfogline. Abbiamo coinvolto 4 proloco del territorio per fornirci un nominativo di una signora, chiediamo che ci venga portata una crescia che noi giudicheremo e daremo un piccolo premio. Come sempre il motore di queste manifestazioni è il volontariato, coadiuvato in questa occasione dalla Proloco, che sono il volano di tante iniziative che soprattutto in questo periodo dell'anno in tutta la provincia di Pesaro e Urbino danno il meglio di loro stessi, riempiendo praticamente tutti i fine settimana del calendario da qui a tutta l'estate. Beh sì, io qui devo dire che la Proloco è di contorno, perché qui vanno fatti complimenti al presidente del comitato e a tutto il comitato che organizza interamente questa manifestazione, quindi gli onori vanno a loro perché hanno saputo in questi 9 anni sempre meglio migliorarsi, a partire dal presidente, dal vicepresidente Mimmo Sanchioni, insomma, e tutte le donne, gli uomini, i ragazzi, le ragazze, i bambini, anche i più piccoli, perché se venite a Montegiano si respira veramente un'aria di famiglia.